Non soltanto stelle mondiali e paperoni del pallone, l'estate del calcio regala anche altre storie all'insegna di sorrisi, amicizie e solidarietà. Prendete le immagini che arrivano da Pesaro, segni particolari, capelli brizzolati, qualche anno e qualche chilo di troppo, un po' di padronanza col pallone tra i piedi e il divieto assoluto di correre. E il gioco è fatto. Il calcio camminato, felice intuizione nata nel 2011 in Inghilterra e importata in Italia dalla WISP 2 anni fa, ha celebrato il suo primo campionato nazionale. Protagonista della fase finale 8 squadre di 6 calciatori l'una, con gare di 2 tempi da 20 minuti ciascuno. Festeggia il primo scudetto la Darwin di Milano, che in finale ha battuto l'Adriatica di Fermo per 5-3. Non manca qualche ammirevole gesto tecnico in nome della cultura del benessere e dello sport da sempre cara alla WISP. E non mancano gli applausi per i protagonisti, tutti rigorosamente over 50, col record stabilito dal 72enne Enzo Bacoccoli, discreto passato in Serie C e nessuna voglia di appendere le scarpette al chiodo.